benvenuti a tutti in questa nuovissima intervista di Bookness. Per me è un grande piacere avere dall'altra parte Adolfo Maurizio, il professor Maurizio, autore del libro Poe Mandala, 33 percorsi di poesia, arte e musica. Sembra uno scioglilingua. Adolfo, ciao, dici chi sei e di che cosa ti occupi? Ciao, ciao e grazie per questa opportunità che mi hai dato per questa intervista. E, sì, il libro, come dicevi tu, ha un titolo un po' particolare perché al di là del sottotitolo che poi spiega meglio di che cosa si tratta, proprio il titolo principale, Poe Mandala, potrebbe sembrare un po' uno scioglilingua, ma in realtà è tecnicamente una fusione di due parole, quella che i linguisti insomma chiamano la crasi, cioè l'insieme di una parola, poesia, e dell'altra, mandala, messe insieme, formano questo neologismo che di fatto non esiste nella lingua italiana e per ora nemmeno nei vocabolari. Speriamo che magari entri a far parte che gli accademici della Crusca se ne accorgano e entri a far parte magari del vocabolario. È un libro che mette insieme sostanzialmente tre elementi che sono la poesia, la musica, nel senso di musica da ascoltare, e i mandala. Ora, che cosa sono questi tre elementi che costituiscono il libro? È chiaro a tutti, ma è di fatto un unicum sia nel panorama italiano, ma ho fatto una ricerca anche precedentemente, anche a livello internazionale. Non c'è nessun libro che di fatto metta insieme i mandala con la poesia e con la musica, o meglio, i mandala con qualche altra cosa. Certo, ci sono libri di mandala da colorare, sono i libri antistress per adulti, ci sono i libri di mandala per bambini, per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria. Questo invece è un libro, diciamo, che ambisce a un target più ampio, ma con un obiettivo specifico, perché lo scopo non è semplicemente quello di creare un libro antistress, sebbene anche questa sia un'attività ottima, e colorare, disegnare, le arti terapie ce lo insegnano, è assolutamente utile. Ma è un libro che è stato pensato in particolar modo per gli studenti che vanno, diciamo, da un'età di 10 anni fino sostanzialmente alla maturità, e poi per tutti coloro che magari oggi non studiano più, ma in passato hanno anche un po' penato sui libri perché magari non amavano molto la poesia. Un po' è successo anche a me a scuola, perché quando le cose vengono imposte spesso non ci piacciono. Senti, allora, riesci a farcelo vedere? Ce l'hai qua il libro? Il libro è questo. Eccolo qua. Puoi sfogliarlo, metterlo un po', ecco, un po' più dietro? Facci vedere proprio fisicamente com'è. Allora, il libro, guarda, se mi permetti, faccio una breve descrizione della copertina, perché secondo me è emblematica poi del contenuto del libro. Ho lavorato molto su questa copertina, ma diciamo anche poi il servizio Bookness ha dovuto convertire la mia idea. Allora, la copertina è, come si vede, divisa in due parti e anche indicata da due colori diversi. Da un lato, su sfondo nero, c'è un normalissimo mandala, che è quindi la metà del libro. Sull'altra metà c'è, ecco, mi avvicino, c'è uno schema, perché in realtà un mandala è un disegno geometrico che nasce da uno schema tecnico che è fatto sostanzialmente di cerchi concentrici e di raggi attorno ai quali vengono realizzati questi, chiamiamoli così, ricami. Io li chiamo in italiano ricami, gli inglesi li chiamano i pattern, no? E, però la cosa interessante, a mio avviso, è che, ecco, si vede in maniera, è stato volutamente sfocata, c'è una poesia molto importante, tra l'altro, perché è tratta da un manoscritto che si trova nella biblioteca del Sacro Convento di Assisi, ed è il manoscritto in cui troviamo il Cantico delle Creature di San Francesco, che è di fatto il primo testo della letteratura
italiana, lingua volgare, ma è anche un testo di una bellezza e di una importanza filosofica, oggi più che mai potremmo dire. Tu sei un grande esperto, no? So che hai un dottorato di ricerca. Io ho un dottorato di ricerca in storia del cristianesimo medievale e mi sono occupato proprio di quel periodo del 200 e quindi insomma ho approfondito tanti anni fa, diciamo, giravo in maniera molto assidua per archivi, per biblioteche. Oggi lo faccio meno, ma per il semplice motivo che, pur continuando a fare ricerca, nel giro di 10 anni le cose sono cambiate grazie ad internet, perché prima tu dovevi andare per forza in biblioteca, in archivio, eccetera. Oggi puoi stare tranquillamente a casa, richiedi il file di quel manoscritto, di quella pergamena, eccetera, e quindi puoi studiare tranquillamente stando a casa. E per fortuna, dico io, perché altrimenti non farei in tempo, visto che come insegnante insomma non riuscirei a girare per l'Italia come facevo all'epoca, quando appunto ero studente, dottorando e poi dottore di ricerca a tempo pieno. Facci vedere com'è il libro dentro, per favore. Allora, dentro... un attimo... Allora, questo libro ha tra l'altro una particolarità, perché ha due introduzioni, una è per i ragazzi e una è per gli adulti e gli insegnanti, quindi sono due introduzioni. Ecco, però, se noi prendiamo proprio la prima parte, no? Troviamo ogni due pagine sostanzialmente un percorso, ecco perché 33 percorsi. Allora, da un lato c'è la poesia, con, vedete, un simbolo di note musicali con degli ascolti da fare. Dall'altro lato c'è un mandala, ecco, questa è l'Iliade di Omero, sì, con ovviamente un mandala ispirato a questa... Ok, Adolfo, tiralo giù adesso perché stai coprendo il tuo microfono, ok? Si sente okay. Perfetto, abbiamo capito, quindi hai messo insieme... Quindi c'è poesia, ascolto musicale, mandala da colorare e poi ad un certo punto ci sono i mandala da realizzare. E poi ci sono tante altre cose, ad esempio la possibilità alla fine non solo di attraverso un appendice capire come si realizza un mandala proprio tecnicamente, ecco, utilizzando dei pattern molto particolari e originali che sono stati realizzati da una bravissima artista. E poi c'è la possibilità di scaricare altri due ebook, cosa che di norma non è così scontata. Sono due ebook, uno comprende al suo interno altri poi mandala da appunto scaricare, un PDF, si possono stampare tutte le volte che uno vuole, li può colorare. E poi c'è invece un altro libro che è costituito da tutti i link cliccabili degli ascolti musicali, perché sai, i ragazzi magari c'è il rischio che stando a casa, se fanno una ricerca, non so, Beethoven suonata al chiaro di luna, trovano chissà cosa. E invece io ho ricercato le migliori esecuzioni, i migliori esecutori, le cose che, diciamo così, i video che si sentivano meglio, per cui ho creato tutti questi link cliccabili con una breve introduzione e ho notato che, per esempio, anche a scuola faccio dei laboratori, la cosa funziona molto, perché piuttosto che mettersi a ricercare su YouTube si perde tempo, eccetera, oppure utilizzare un'altra piattaforma come Spotify, eccetera. In questo modo tu vai a, come dire, non interrompere quel clima meraviglioso che si crea quando i ragazzi, in particolar modo in un'aula, e spesso può essere confusionale, si ritrovano a concentrarsi e a colorare un mantra. Perfetto, questo è stato possibile grazie al fatto che abbiamo sviluppato in contemporanea al libro il tuo sito web adolfomaurizio.it, ecco qui sotto il link, che contiene delle pagine, definiamole pubbliche, che tutti possono consultare. Poi ci sono delle pagine private,
all'interno del sito web, in termini tecnici si dice delle pagine non indicizzate, che possono essere accessibili solo a chi ha in mano il tuo libro, proprio per scaricare questi ulteriori PDF di cui hai detto prima. La cosa meravigliosa di questo progetto così eterogeneo e direi anche da un punto di vista editoriale ambizioso, perché mettere insieme la poesia, mettere insieme i mandala, mettere insieme l'interattività, cioè la possibilità di prendere questi mandala e compilarseli in autonomia, la possibilità poi di scaricare ulteriori mandala con dei PDF, delle playlist, è un progetto molto vasto, molto eterogeneo, ma questo progetto sta avendo un grande successo sia dai tuoi colleghi, sia con i ragazzi, perché tu lo vendi online inizialmente e poi nelle scuole attraverso delle iniziative mirate. Parlaci, ecco, di questi ottimi riscontri che stai ricevendo, allora, del marketing che stai facendo. Ovviamente il libro è uscito il 2 marzo, che era il giorno del mio compleanno, volutamente l'ho fatto uscire in questo giorno, no? Per festeggiare in maniera così originale. Il libro ha avuto un buon riscontro, anzi inizialmente subito, soprattutto da parte di colleghi. Io insegno, sono un insegnante di italiano, storia e geografia nella scuola media, molti colleghi appunto della materia, ma anche musicisti e insegnanti di arte lo hanno acquistato, mi hanno chiesto. Ovviamente ho cominciato facendo una promozione, come dire, così, anche in sordina. Inizialmente non avevo nemmeno un'ambizione particolare, non pensavo che questo libro potesse avere un riscontro così buono. Dopodiché, incoraggiato appunto da questi risultati, ma anche e soprattutto proprio dai colleghi che mi dicevano: guarda, questo è un buon testo, fallo conoscere ai ragazzi, visto che lo hai scritto, lo hai realizzato per i ragazzi, in particolar modo delle scuole medie. Quindi, compatibilmente con i miei impegni, io vado nelle scuole adesso. Sono partito con un paio di istituti e mettendomi d'accordo appunto con gli insegnanti, con i dirigenti scolastici, lo sto promuovendo nelle singole classi, visto che non si possono fare diciamo presentazioni fiume, no? Con 100 alunni, ma secondo me è meglio, perché in questo modo io entro nella classe e faccio con i ragazzi semplicemente un laboratorio, faccio vedere il libro, ne parlo, ma poi in realtà facciamo un laboratorio anche molto semplice, regalo loro tra le altre cose un gadget, ecco, ti faccio vedere, sono dei segnalibri realizzati con uno schema mandala, però sono di vari colori, per esempio c'è il rosso, c'è il blu, c'è il nero, potrebbe sembrare strano, ma in realtà ai ragazzi piace molto, c'è il giallo, eccetera, eccetera. Quindi i ragazzi si scelgono un segnalibro, che anche con un mandala è anche un po' un portafortuna, e lo colorano. E guarda, il mandala è un qualcosa di magico, davvero qualcosa di magico, perché i ragazzi li vedi, stanno lì, si concentrano e sono presenti a se stessi. Cioè si ottiene esattamente quello che io volevo che poi si realizzasse. Poi chiaramente diciamo parecchi ragazzi, una buona percentuale decide anche di acquistare il libro, ma sono liberi di farlo, di non farlo, ma ti ripeto, c'è una buona conversione. Poi ho fatto realizzare anche altri segnalibri, per esempio con personalizzati con i nomi, ecco questo per esempio è un segnalibro con il bellissimo nome Sofia, che appunto è una ragazza che me l'ha chiesto, che ha deciso di acquistare il libro e quindi avrà anche un segnalibro personalizzato con il proprio nome, sempre in stile mandala. E diciamo che siamo solo all'inizio. Un collega mi ha scritto: mi raccomando, adesso aspetto poi mandala a 2. Io ho detto sì, ci sto già lavorando, ma contemporaneamente continuo a fare questa promozione serrata nelle scuole con i ragazzi, e devo dire mi sta dando grosse soddisfazioni, ma da un punto di vista non tanto, o meglio non solo, ma mi interessa meno quello, l'aspetto economico, ma veramente un riscontro che mi invita ad andare avanti ancora. Sì, perché è un progetto coraggioso, hai messo
tante cose dentro questo libro, c'è tantissimo di te, la tua creatività, i tuoi studi, e c'è la possibilità anche di aiutare questi ragazzi con l'interattività. Quindi complimenti veramente di cuore, Adolfo. Come ti sei trovato con il team di Bookness? Ah, mi sono trovato bene, anche perché allora da solo non sarei mai riuscito a pubblicare questo libro, perché appunto non è un romanzo, è un testo complesso, quindi era necessario l'aiuto di chi è abituato a pubblicare libri, quindi non volevo pubblicarlo con una casa editrice, volevo pubblicarlo in autonomia, e allora in quel caso io mi sento veramente di consigliare a tutti di rivolgersi ad un, comunque ad un servizio, ecco, ad un servizio che si occupa di queste cose. E il servizio Bookness sicuramente è stato utile, perché veramente sviluppare contemporaneamente il libro, i suoi contenuti, l'impaginazione, la copertina, poi il sito internet, da solo sarebbe stato impossibile, e questo bel risultato è stato possibile grazie proprio al fatto che con Bookness ho avuto sostanzialmente delle persone con cui potevo interfacciarmi costantemente, perché non possiamo lavorare, non puoi fare un progetto del genere senza un contatto vero con chi ti sta aiutando a realizzare questo progetto ambizioso, come dicevi tu. Bene, quali sono i siti dove trovarti? Allora, ovviamente c'è il sito internet che tu ricordavi, che è www.adolfomurizio.it, e da questo sito appunto si può scaricare l'anteprima del libro con due mandala da stampare, colorare, eccetera. Poi ci sono anche altre cose interessanti che si possono leggere, e poi ovviamente su Facebook ho realizzato sia una pagina che si chiama Professor Adolfo Murizio, in cui appunto racconto quotidianamente quello che faccio con questo libro, i laboratori, eccetera. E poi ho realizzato anche un gruppo, sempre su Facebook, che si chiama proprio Poemandala. E lì le persone, i ragazzi e chiunque, i genitori, possono condividere ciò che stanno facendo, quindi immagini di mandala già realizzati, colorati, e anche perché è in cantiere la realizzazione di un concorso per i ragazzi delle scuole, che faremo l'anno prossimo, ovviamente, l'anno scolastico prossimo, e che poi questo concorso si concluderà con un libro assolutamente simile a questo che ho già pubblicato. Perfetto, Adolfo. Allora, quando vengo a trovarti nel tuo bellissimo Abruzzo, ci mangiamo un po' dei arrosticini e poi magari mi fai vedere questo nuovo progetto. Ti aspetto. Ciao, Manuele. Ciao a tutti. Ciao.